La storia vuol cogliere gli uomini al di là delle forme sensibili del paesaggio, degli arnesi o delle macchine, degli scritti in apparenza più freddi e delle istituzioni in apparenza più completamente staccate da coloro che le hanno create. Chi non vi riesce non sarà, nel migliore dei casi, che un manovale dell'erudizione. Il buono storico somiglia all'orco della fiaba, là dove fiuta carne umana, là sa che è la sua preda. Tra l'espressione della realtà del mondo fisico e quello della realtà dello spirito umano, il contrasto è in fondo il medesimo che si nota fra i compiti del fresatore e del liotaio. Ambedue lavorano al millimetro. Il fresatore però usa strumenti meccanici di precisione. Il liotaio si fa guidare anzitutto dalla sensibilità dell'orecchio e delle dita. Non sarebbe bene né che il fresatore si contentasse dell'empirismo del liotaio, né che questi pretendesse di scimmiottare l'altro. Si vorrà negare che ci sia un tatto delle parole come ce n'è uno della mano? Anna Foa è nata a Torino e insegna storia moderna all'Università di Roma La Sapienza. Si è occupata, lungo molteplici filoni, di storia della cultura nella prima età moderna e di storia della mentalità. Tra i suoi titoli più noti, Ateismo e magia e Giordano Bruno. Nei quaderni storici ha pubblicato Il nuovo e il vecchio, l'insorgere della sifilide, tradotto in inglese per i tipi della Johns Hopkins University. Di grande rilievo anche i suoi volumi sulla storia della caccia alle streghe. Ha curato la traduzione italiana di un testo del Seicento, Cautio Criminalis, di Friedrich von Spee. Negli ultimi anni si è occupata soprattutto di storia degli ebrei in Europa, pubblicando Eretici, storie di streghe, ebrei e convertiti, e Gli ebrei in Europa, dalla peste nera all'emancipazione, tradotto in inglese e pubblicato dalla California University Press. Ha scritto, in collaborazione con Anna Bravo e Lucetta Scaraffia, tre volumi didattici di storia, dal titolo I nuovi fili della memoria, uomini e donne della storia. I suoi interessi si sono recentemente allargati alla storia contemporanea. Ha lavorato e lavora sulla memoria della SOA e attualmente sta preparando per la casa editrice La Terza un volume sulla storia degli ebrei del Novecento. Giovedì fu abbruciato vivo in Campo di Fiore quel frate di San Domenico da Nolla, eretico pertinace, con la lingua in giova per le bruttissime parole che diceva, senza voler ascoltare né confortatori né altri. Essendo stato 12 anni in prigione al Santo Ufficio, dal quale fu un'altra volta liberato, di Roma, il 19 febbraio 1600. Giovedì mattina, in Campo di Fiore, fu abbruciato vivo quello scellerato frate Domenichino da Nola, di che si scrisse con le passate, eretico ostinatissimo. Ed avendo di suo capriccio formati diversi dogmi contro nostra fede, ed in particolare contro la Santissima Vergine e Santi, volse ostinatamente morir in quelli lo scellerato. E diceva che moriva martire et volentieri, e che ne sarebbe la sua anima scesa con quel fumo in paradiso. Ma ora egli se ne avvede se diceva la verità. Di Roma, il 19 febbraio 1600. Oggi è stato portato a rogo, e quando gli venne mostrata, quando ormai era in punto di morte, l'immagine del Salvatore crocifisso, la respinse con volto torvo e sprezzante. E così è morto, miseramente bruciato, per andare, credo, a raccontare agli altri mondi immaginati dalla sua fantasia come vengono trattati di solito a Roma gli empi e i bestemmiatori. Dalla lettera di Caspar Schoppe a Konrad Rittershausen, Roma, 17 febbraio 1600. Sono fra le poche testimonianze dei contemporanei sul rogo di Giordano Bruno.
due avvisi di Roma, che erano i fogli, i manoscritti o a stampa che davano le notizie salienti di Roma, e la lettera a un amico tedesco, luterano, l'amico, di un giovane luterano appena convertito al cattolicesimo, su cui poi ritorneremo, che ritroveremo in questa lezione, Kaspar Schoppe, che aveva seguito molto da vicino la condanna e il rogo di Bruno. Bruno venne così arso vivo in Campo dei Fiori a Roma il 17 febbraio del 1600, anno santo, anno giubilare. Una scadenza che dapprima era di 100 anni e poi diventa di 50 e ancora di 25, che era stata inaugurata, introdotta da Bonifacio VIII nel 1300 a sottolineare la centralità di Roma e della Chiesa. Nell'anno 1600 a Roma era Papa Clemente VIII Aldobrandini, era stato eletto al soglio pontificio nel 1592 e resterà Papa, morirà nel 1605. Clemente VIII era un fiorentino, un pontefice che univa a una rigorosa pietà controriformistica, che fra l'altro è testimoniata anche dall'intensa attività repressiva, un senso politico della misura che lo aveva appena spinto nel 1598 a riconoscere come re di Francia quello che prima era stato scomunicato, era stato protestante, cioè Enrico IV di Borbone, e con lui, sia pure con qualche difficoltà, anche non poche difficoltà, l'editto di Nantes che concedeva ai protestanti, ai calvinisti, la tolleranza. L'anno giubilare del 600 è il trionfo del pontificato di Clemente VIII. Roma è una città fastosa in cui si erge nuova la cupola di Michelangelo di San Pietro, una città affollata all'inverosimile di pellegrini che visitano le sue chiese per lucrare indulgenze, i cosiddetti romei. Il fatto che sia un anno santo non implica però che si fermino le esecuzioni. Le esecuzioni, sia quelle ordinarie di delinquenti, sia quelle di eretici, continuano. C'era stato sì all'inizio una sorta di disposizione di essere più clementi durante gli anni santi con la giustizia ordinaria, ma già nel 1575, cioè l'anno santo precedente, i cardinali inquisitori avevano scritto al Papa chiedendo di non essere troppo clemente con gli eretici, data la gravità del momento. In sostanza, questo della Roma giubilare è un teatro dove si svolgono processioni, cerimonie religiose fastose, in cui anche i roghi e gli atti repressivi della Controriforma non rappresentano affatto una nota discorde. Ma quanto erano abituali i roghi e le esecuzioni a Roma? Sono un evento normale, come in tutto il resto della società d'ancien régime, anche se certo non quotidiano. Un evento soprattutto a cui la gente si reca come uno spettacolo. In questo Roma non è diversa dalle altre società d'ancien régime, tranne forse Venezia, perché a Venezia si mandano a morte i malfattori e gli eretici, però si ha cura di farlo nottetempo, annegandoli nella laguna e non bruciandoli sul rogo, cosa che non mancava di suscitare nel 25 anni prima di questo anno 1600, 30 anni prima, nel 67, le proteste del nunzio pontificio sotto Pio V, Facchinetti, che chiedeva che i delinquenti e soprattutto gli eretici anche lì fossero pubblicamente abbrugiati per servire di esempio e di monito. I veneziani non se ne davano per vinti, c'è una polemica con Pio V e lo stesso nunzio dice che il loro argomento era che la pertinacia d'alcun di costoro che muore ispira più compassione negli animi semplici che terrore nei tristi. Cioè, c'è compassione. Questa nota sulla compassione è abbastanza interessante, perché è abbastanza inusuale nelle fonti. È il fatto un pubblico che non è sempre entusiasta di vedere scorrere il sangue, di vedere bruciare i corpi. Sappiamo che questo esisteva, ma di solito le fonti non lo riferiscono con questa chiarezza. Lo sappiamo perché, per esempio, la folla a Roma, l'anno prima del rogo di Bruno, quando furono decapitati i cenci, aveva espresso molto chiaramente la sua compassione per la giovane Beatrice, soprattutto. Giordano Bruno non viene sottoposto a una pubblica abiura.
In realtà, però, a Roma, fin dalla metà del Cinquecento, i condannati erano sottoposti all'auto da fe, atto di fede, l'origine è dalla penisola iberica di questo termine, una biura pubblica in cui i condannati si presentavano in pubblico e rivestiti di un abito penitenziale, il famoso abitello, recitavano una formula di solito molto stereotipata e adattata solo nei casi particolari di abiura. Solo dopo la biura formale dei loro errori avrebbero ascoltato la sentenza. Ora, noi sappiamo che non tutti quelli che erano considerati eretici e condannati per eresia erano condannati a morte. Nei momenti, per darvi qualche dato, nei momenti di maggiore repressione, di più intensa repressione, si arrivò al 20%. Quelli che lo erano soprattutto gli eretici impenitenti, come Bruno, gli eretici relapsi, cioè ricaduti nell'errore, quelli che erano già stati condannati una volta e poi avevano perseverato nella loro eresia, e altri casi particolarmente gravi e più sporadici. Venivano rilasciati, questo è il termine, un termine abbastanza strano, perché non vuol dire lasciati liberi, ma vuol dire consegnati al braccio secolare delle autorità civili perché provvedessero all'esecuzione. Infatti, teoricamente, la Chiesa non poteva spargere sangue, di qui la formula che veniva adoperata, che è una formula abbastanza ipocrita, che dice, è stata usata anche nel caso di Bruno, come ti rilasciamo alla corte di voi, Monsignor Governatore di Roma, qui presente, per punirti delle debite pene, pregandolo però efficacemente, ecco la formula ipocrita, che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della tua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilazione di membro. L'affluenza del pubblico agli auto da fe, come alle esecuzioni, era molto ampia. La Chiesa la incoraggiava, tant'è vero che, soprattutto per gli auto da fe, che avevano un valore esemplare, la confessione e il rifiuto dell'errore, mandava in giro fogli volanti, manifesti, e ci sono anche stati dei casi di indulgenze concesse, in particolare da Pio V, a coloro che si recavano ad assistere agli auto da fe. Si svolgevano normalmente nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, la chiesa che affianca l'omonimo convento domenicano, e allora non c'era ancora, nella piazza adiacente, che era vuota perché non c'era ancora l'obelisco retto dall'elefantino del Bernini che vediamo adesso, che vi fu collocato solo nel 1667. In quella piazza si era tenuto nel 1567, cioè poco più di 30 anni prima, un auto da fe particolarmente teatrale, quello di un grande eretico, Pietro Carnesecchi, che per volere espresso del Papa, che allora era Pio V, pronunciò la sua pubblica biura di fronte a un pubblico vastissimo. I cardinali erano stati fatti sedere all'interno della chiesa, i più vecchi erano stati messi davanti per poter avere la visione più direttamente. La gente affollava invece la piazza. Il luogo dell'auto da fe quindi era uno solo, per lo più, Santa Maria sopra Minerva. I luoghi delle giustizie, cioè delle esecuzioni, invece erano molti. I più importanti erano Ponte Sant'Angelo, in cui si svolgevano le impiccagioni e le decapitazioni, e che aveva un vantaggio di essere molto vicino alla prigione di Tordinona. Anche nel cortile di Tordinona si tenevano le esecuzioni, in particolare quelle dei nobili che non volevano un'eccessiva pubblicità, che avevano questo vantaggio di poter essere decapitati senza avere un grande pubblico. L'altro luogo deputato alle esecuzioni era appunto Campo dei Fiori. A Campo dei Fiori si svolgevano soprattutto i roghi che potevano essere di condannati vivi, come nel caso di Bruno, oppure roghi di condannati che erano già stati decapitati o impiccati a ponte, oppure addirittura, nei casi fortunati per loro, di quei condannati che fossero riusciti a restare uccel di bosco, roghi in statua, cioè in effigie. Si svolgevano anche roghi di libri. Nella metà, intorno nel 53, nel 1553, vi erano state bruciate carrettate di libri ebraici e del Talmud, dopo la condanna del Talmud. C'erano poi altri luoghi in cui si teneva qualche volta, sporadicamente, delle esecuzioni. Erano San Pietro, Piazza Navona, Piazza Giudia, il Campidoglio, e alcuni personaggi molto di rilievo sono stati decapitati nel cortile di Castel Sant'Angelo.
I condannati erano accompagnati all'estremo supplizio e ad accompagnarli era una confraternita, quella di San Giovanni Decollato della Nazione Fiorentina. Era stata istituita a questo scopo alla fine del 400 da Innocenzo VIII. I confratelli, come sappiamo, non erano religiosi, ma erano pii laici, accompagnavano e assistevano i condannati e soprattutto cercavano di spingerli a morire riconciliati con la Chiesa, confessati e muniti dei sacramenti, nel linguaggio dei documenti della confraternita, bene disposti o benissimo disposti, è morto benissimo disposto. Se si guardano gli atti di questa confraternita si vede che erano molto pochi quelli che rifiutavano questa riconciliazione. Bruno fu uno fra questi e sono stati proprio gli atti, avevano un archivio ricchissimo perché facevano una relazione di tutti i condannati che erano stati accompagnati al rogo ed è stato proprio l'archivio della confraternita a rivelare la realtà del rogo di Bruno e anche il fatto che Bruno morì perseverante, come dice il testo, nella sua ostinazione. Ma sentiamo la lettura della relazione fattane proprio dalla confraternita dei Confortatori. Giovedì AD 16 detto. A ore 2 di notte fu intimato alla compagnia che la mattina si doveva far giustizia di un impenitente e però alle 6 ore di notte, radunati i Confortatori e cappellano in Sant'Orsola ed andati alla carcere di Torre di Nona, entrati nella nostra cappella e fatte le solite orazioni, ci fu consegnato l'infrascritto a morte condannato, cioè Giordano, del quondam Giovanni Bruni, frate apostata da Nola di Regno, eretico impenitente, il quale, esortato da nostri fratelli con ogni carità e fatti chiamare due padri di San Domenico, due del Gesù, due della Chiesa Nuova e uno di San Girolamo, i quali con ogni affetto e con molta dottrina, mostrandoli l'error suo, finalmente stette sempre nella sua maledetta ostinazione, aggirandosi il cervello e l'intelletto con mille errori e vanità, e tanto perseverò nella sua ostinazione che da ministre di giustizia fu condotto in campo di fiori, e quivi, spogliato nudo e legato a un palo, fu bruciato vivo, accompagnato sempre dalla nostra compagnia cantando le litanie e i Confortatori sino all'ultimo punto confortandolo a lasciare la sua ostinazione, con la quale finalmente finì la sua misera ed infelice vita. Ma chi era Giordano Bruno, infine? Era un filosofo di grandissima fama europea che aveva scarsissime radici romane, aveva fatto solo un brevissimo soggiorno a Roma nel 1576, era in fuga dal suo convento in Campania, sospettato di eresia e si era fermato brevissimamente nel convento di Santa Maria sopra Minerva, appunto. Non vi avrebbe mai più soggiornato fino a quando la Repubblica di Venezia, dopo averlo arrestato nel 1592, non concesse la sua estradizione. Lì sarebbe rimasto 7 anni nelle carceri dell'Inquisizione, al piano terreno di quel nuovo palazzo dell'Inquisizione che Pio V aveva inaugurato nel 1569, a pochi passi dal Vaticano. Com'era Bruno? Non abbiamo ritratti che ne riproducano le reali fattezze o di cui almeno siamo sicuri che ne riproducano le reali fattezze. Ci possiamo accontentare della deposizione di un teste, un veneziano, al processo di Venezia. Ce lo descrive come uomo piccolo, scarno, con un poco di barba nera, d'età di circa 40 anni. Nel 1592, quando il teste parla, Bruno aveva 44 anni. Era nato a Nola, in Campania, si chiamava Filippo prima di diventare nell'ordine domenicano Fra Giordano e a un certo punto nel 76 aveva gettato la tonaca alle ortiche per una serie di dubbi che aveva e per paura dell'Inquisizione e aveva cominciato a girare l'Europa in lungo e in largo, da Ginevra, dove si era convertito brevemente al calvinismo. Dico brevemente perché era subito entrato in rotta
con l'ortodossia calvinista che trovava difficile da sopportare come quella cattolica. Poi a Tolosa aveva insegnato nella famosa università di Tolosa filosofia e a Parigi, dove si era legato al sovrano, che era Enrico III, che in quel momento della sua vita e della sua carriera di sovrano era particolarmente legato ai politici, cioè quelli che stavano preparando, politici fra virgolette, politique, un gruppo di intellettuali e di uomini politici che stava preparando la successione di Enrico di Borbone, allora scomunicato. Poi a Londra, dove aveva frequentato un'altra regina scomunicata da Roma, Elisabetta, poi di nuovo a Parigi, in Germania, in varie parti della Germania, perfino a Praga, dove aveva invano tentato di ottenere l'appoggio di Rodolfo II. Nel 92 era tornato in Italia, si era fermato a Venezia e lì era stato arrestato dall'Inquisizione. È quindi, come dire, un personaggio tipico, anche se forse particolarmente importante, di quella diaspora di intellettuali, non soltanto di dissidenti religiosi, ma di intellettuali che percorre l'Europa in questo momento, tutta l'Europa, da Ginevra alla lontana Polonia, alla ricerca di una possibilità di libertà di scrittura e di espressione, ostili in qualche modo a tutte le ortodossie, a quelle protestanti come a quella cattolica. Bruno era anche considerato una figura di primo piano di questa intelligenzia. Come scrive il documento veneziano di estradizione, quindi coloro che lo estradano, era uno dei più eccellenti e rari ingegni che si possano desiderare, et di squisita dottrina e sapere. Sebbene un gravissimo eretico. A questo punto ci si potrebbe domandare, ma perché Bruno era tornato in Italia allora? Era abbastanza accorto da sapere quello che lo attendeva in Italia, sapere che in un luogo in cui esisteva l'Inquisizione le sue possibilità di libertà di pensiero erano assai scarse. Perché aveva lasciato la Germania protestante, dove più o meno era appoggiato, per venire a Venezia, aveva soggiornato brevissimamente a Padova e poi era passato a Venezia a insegnare l'arte della memoria, un'arte molto richiesta, l'arte di ricordare, l'arte di collocare nello spazio mentale i luoghi del ricordo, un'arte anche un po' in fama di magia, un patrizio veneziano, il Morosini, che Bruno disprezzava profondamente e che gli avrebbe restituito rapidamente il suo disprezzo denunciandolo all'Inquisizione per le cose che diceva. Perché? Alcuni studiosi, Corsano, Garin e lo stesso Luigi Firpo, che ha curato magistralmente i testi dei processi di Bruno, fanno l'ipotesi che Bruno fosse particolarmente interessato a un progetto politico di pace religiosa fondata su un'Europa ridotta a una sola religione. Tutti questi progetti di pace politica accompagnano e fanno in qualche modo da utopistico contraltare a quella che è la realtà dell'Europa dilaniata fra 5 e 600 dalle guerre di religione. Continueranno fino a Leibniz, cioè fino a quando le guerre saranno profondamente motivate da motivi religiosi e quindi particolarmente cruente, particolarmente violente. Poi si fermeranno nel momento in cui nella storia europea la guerra diventerà una sorta di balletto riservato ai professionisti, che non coinvolge profondamente le emozioni. Quale doveva essere la religione che avrebbe unificato l'Europa e quindi avrebbe impedito le guerre di religione? Bruno aveva trovato rifugio nella Germania protestante, però era profondamente estraneo al protestantesimo. Lo dice nei suoi libri, è estraneo alla dottrina della giustificazione per fede, la condanna. Se mai pensò per un attimo di porsi sotto l'ombrello dei riformati, poi abbandonò subito l'idea. Non poteva essere che sotto l'ombrello del cattolicesimo, non ce n'erano altri, ma un cattolicesimo diverso da quello esistente, da quello reale, un cattolicesimo profondamente riformato, non nel senso dei protestanti, in un'ottica legata non allo scontro confessionale, ma alla pacificazione politica, una sorta di terza via nel conflitto fra protestanti e cattolici. Nel 1589 Enrico III fu assassinato, come sappiamo, da un frate domenicano, un fanatico, Jacques Clément. Aveva lasciato suo erede il Navarra. Nel 1592 Clemente VIII era salito al trono pontificio.
in qualche modo sembrava che i giochi politici si stessero riaprendo. Bruno non ne avrebbe visto l'esito. Papa Aldo Brandini aveva fama, potremmo dire forse ingiustificata, di essere amico e protettore di filosofi e di scrittori. Ed ecco che Bruno lo dice a Venezia, pensa di poter utilizzare questa apertura del nuovo Papa, questa nuova situazione che si è venuta a creare, siamo nel 92, per giungere in Italia, farsi sentire, farsi ascoltare e forse farsi riammettere in seno alla Chiesa, ma non in un convento, non vorrà mai rientrare in un convento, rifiuta questo progetto, bensì a Roma in buona posizione, forse anche come consigliere del Papa. C'è stato qualcuno prima di lui che ha fatto qualcosa del genere, ed è un filosofo, Francesco Patrizi, a cui il Papa aveva conferito una cattedra universitaria nel 1592. Bruno dice Patrizi è filosofo e non crede in niente, quindi pone dietro questo esempio. Aveva sottovalutato il fatto che Mocenigo, il suo allievo, frustrato nella sua volontà di imparare, lo avrebbe denunciato all'Inquisizione di Venezia. Che fosse un'illusione, ce lo dice anche la storia di un altro personaggio importante come lui, non quanto lui, ma comunque molto importante, che ha un percorso molto simile al suo, che è Francesco Pucci, che era intriso della sua stessa utopia, potremmo chiamarla pacificatrice, e anch'egli era fiducioso nella protezione di Clemente VIII. Calvinista, poi socinianiani. I socinianiani erano gli antitrinitari, quegli eretici che rifiutavano la Trinità e di matrice per lo più italiana che poi finirono nella lontana Polonia. Tornò a Roma nel 94 Pucci, fu subito arrestato, rinchiuso nelle carceri dell'Inquisizione, vi resterà contemporaneamente a Bruno, ma non lo conobbe, conobbe invece Campanella nelle carceri dell'Inquisizione, fu decapitato e bruciato nel 1597. Un'illusione quindi questa del progetto bruniano e un progetto che gli accusatori di Bruno illustrano ai suoi giudici nel processo. Sentiamolo. Io ho sentito dire che il procedere che usa adesso la Chiesa non è quello che usavano gli apostoli, perché qui con le predicazioni e con gli esempi di buona vita convertivano la gente. Ma chi ora non vuole essere cattolico, bisogna che provi il castigo e la pena, perché si usa la forza e non l'amore. E che questo mondo non poteva durare così, perché non v'era se non ignoranza e niuna religione che fosse buona. Che la cattolica non gli piaceva più dell'altre, ma che questa ancora aveva bisogno di grandi regole e che non stava bene così e che presto il mondo avrebbe visto una riforma generale di se stesso perché era impossibile che durassero tante corruttele. Due furono i processi che videro Bruno come accusato. Il primo è quello veneziano. Era un processo fondato su un solo teste, Mocenigo, gli altri non convalidarono le accuse e per il diritto del tempo anche per l'Inquisizione, soprattutto forse per l'Inquisizione, unus testis, nullus testis, un teste solo non bastava alla condanna. Sono rimasti gli atti integrali di questo processo, 7 interrogatori che nel linguaggio del tempo si chiamano costituti. Conosciamo quindi le domande, le risposte e abbiamo un quadro abbastanza interno di quelle che sono le dinamiche del processo, in che modo emergono i protagonisti. Mocenigo, l'accusatore prima di tutto, vi appare un testo d'accusa prevenuto, e incapace soprattutto di capire quello che sta dicendo, di capire le sottigliezze e le stesse ironie del suo maestro. Certamente riferisce discorsi che ha sentito, nel senso che è incapace di inventarli, al massimo può esagerarli. Bruno ha una strategia di difesa molto precisa, a differenza che a Roma, però badate, di Venezia noi abbiamo gli atti degli interrogatori, di Roma non abbiamo gli atti degli interrogatori e quindi andiamo molto più per sentito dire su un sommario. Egli costruisce un'immagine di sé, è quella
di qualcuno che è stato profondamente in dubbio, sinceramente, che quindi ha abbandonato la religione, è scappato per paura dell'Inquisizione, ma non ha mai davvero abiurato il cattolicesimo. I suoi giudici non sanno, e non sapranno nemmeno i giudici romani, della sua adesione al protestantesimo a Ginevra, che verrà alla luce soltanto nell'Ottocento, quando saranno ritrovati dei documenti che ne parlano. Un uomo che nel conflitto fra religione e filosofia è disposto a riconoscere la supremazia della religione, quindi ad abiurare. Un uomo che vuole riconciliarsi con la Chiesa cattolica, che non era neanche del tutto finto, perché Bruno, proprio in vista di questo suo progetto, probabilmente aveva fatto dei tentativi per rientrare nel seno alla Chiesa. Non solo, ma Bruno si getta in ginocchio, chiede perdono a Dio e ai suoi giudici di tutto quello che di sbagliato può avere fatto. Era la seconda abiura. La prima era quella a Ginevra, dopodiché aveva abbandonato Ginevra, la seconda è questa, non ne avrebbe mai più fatte. Probabilmente sarebbe stato assolto dal Tribunale di Venezia, non esistevano i presupposti giuridici per condannarlo, quando Roma chiede la vocazione del processo a Roma. Era una procedura normale nei casi ardui, nei casi difficili, nel senso che l'Inquisizione veneziana era considerata una dépendance locale dell'Inquisizione centrale. Il Senato veneziano cercava di non concedere queste estradizioni perché era attento e geloso delle prerogative sovrane di Venezia, il che non bisogna poi esagerare, nel senso che almeno metà e anche più di metà delle estradizioni richieste venivano consentite dal Senato di Venezia. In questo caso il nunzio a Venezia dice al procuratore Contarini, che viene incaricato dal Senato veneziano di fare un'inchiesta su questo Giordano Bruno e di capire di chi si tratti, perché lo rivolgono a Roma, il nunzio gli dice che si tratta di qualcuno già condannato dall'Inquisizione. Questo non era vero, è una cosa che il nunzio Contarini, che il Contarini, il procuratore veneziano, riferisce in Senato e che decide per l'estradizione. Del resto Roma si stava muovendo da molto tempo sull'estradizione. All'inizio del processo veneziano il nunzio aveva chiesto che Bruno fosse consegnato, non perché, perché non si trattava di un eretico qualunque, un frate che aveva lasciato il suo convento e un po' aveva amoreggiato con i protestanti, ma di un pubblico eresiarca convinto. Convinto vuol dire convinto, dichiarato già eretico e le cui eresia era stata provata. Ma insomma, perché Bruno era considerato tanto pericoloso dalla Chiesa di Roma in quegli anni? Roma nel Cinquecento aveva chiuso tutti gli spazi per quella sorta di tolleranza del pensiero, della filosofia e delle espressioni filosofiche che era state tipiche del Cinquecento. Per molto tempo era stata accettata tacitamente, direi, la teoria della doppia verità, per cui molti filosofi nell'Italia del Rinascimento avevano potuto conciliare l'adesione a arditissime averroiste, negatrici della divinità e della provvidenza, formulazioni filosofiche, con l'adesione alla tradizione, religiosamente parlando, oppure addirittura con l'appartenenza ai ranghi della Chiesa. Bruno formula questa teoria nel suo processo, a proposito della trasmigrazione delle anime, senza rendersi conto che la Chiesa non si accontentava più di questo. Dice, parla di una professione di fede cattolicamente parlando e una professione di dottrine secondo le ragioni filosofiche. Bruno poi sosteneva la teoria copernicana che la Terra girasse intorno al Sole. Era una credenza nel moto della Terra che da lui fu estesa all'idea di stampo pitagorico. Lui fa riferimento esplicito a Pitagora nei suoi testi, ma anche nelle sue dichiarazioni processuali, dell'esistenza di un'infinità di mondi. Ed era molto collegata a quella che era la concezione fondamentale di Bruno dal punto di vista filosofico, una concezione che potremmo definire, e qui sarò molto breve, che non tocco argomenti filosofici in senso stretto, panteistica, nel senso esisteva un'anima del mondo e questa anima del mondo evidentemente così collegata alla concezione copernicana rendeva impossibile per la Chiesa considerare il copernicanesimo di Bruno
come una pura ipotesi matematica, come aveva fatto con Copernico e come all'inizio tenterà di fare anche con Galilei e che poi non farà più nemmeno con Galilei. Per di più, Bruno attaccava continuamente la filosofia medievale, la scolastica, San Tommaso, la filosofia di San Tommaso. Ora, badate, attaccare il tomismo, lo sapeva bene Erasmo, che l'aveva fatto prima di lui, lo sapevano bene, in quel momento non voleva dire uno scambio filosofico fra una dottrina e l'altra, fra una corrente e l'altra della filosofia. Voleva dire attaccare alle basi, fondamentalmente proprio l'unione, la possibilità di conciliare la fede e la ragione, una grande operazione conciliatrice che aveva costituito nel Medioevo cristiano, europeo, lo spessore filosofico su cui si era costruita il pensiero. Quindi ragioni profonde che vanno ben al di là delle accuse di comportamento ereticale, di bestemmia, di magia anche, e che spiegano in qualche modo l'ostilità della Chiesa al suo pensiero. Ma torniamo al processo. Nel processo romano Bruno viene subito aggravato nella sua posizione dal fatto che emergono tutta una serie di testimonianze di 5 suoi compagni di cella a Venezia che a questo punto lo denunciano all'Inquisizione, sollecitati chiaramente, e dicono che mentre lui si buttava in ginocchio e si pentiva, poi nel chiuso della cella prendeva in giro i frati, la religione, bestemmiava, si burlava delle verità rivelate e dei suoi giudici. Ora, purtroppo non possediamo gli atti del processo romano, e questo è una, ovviamente, rispetto a quello che è stato il processo di Bruno, è una lacuna gravissima. Possediamo però un sommario sia del processo veneziano che di quello romano, ordinato per argomenti, che fu scoperto nel 1940 da un bibliotecario della Vaticana, Monsignor Angelo Mercati, ed è un volume di carte del Sant'Uffizio radunate fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento da un canonista che si era occupato molto anche di stregoneria e di altre cose, Francisco Pegna, e contenevano appunto questo sommario dei due processi ed era una compilazione che era stata messa insieme ad uso interno degli inquisitori e era datata 1598, cioè era stata fatta prima della fine del processo. L'Inquisizione romana rivolge a Bruno una serie di domande che vertono sia sui comportamenti, sia sulle sue credenze religiose, sia sulle sue credenze filosofiche. Bruno accetta l'accusa sui comportamenti, ma nega l'intenzione ereticale. Questo era un elemento fondamentale. Per essere condannati all'Inquisizione non bastava avere avuto un comportamento ereticale, cioè per esempio mangiare carne nei giorni di magro, ma bisognava averlo fatto con l'intenzione di commettere un'eresia. Dopo 2 anni di prigione, nel 1594, infatti, la congregazione cardinalizia dell'Inquisizione fa quella che si chiama la ripetizione dei testi, cioè reinterroga nuovamente i testi e avrebbe dovuto emettere la sentenza. A questo punto l'Inquisizione decide di soprassedere e di analizzare prima i libri di Bruno. Infatti non ne conosceva molti. Fino a quel momento si era mossa soltanto sulle sue risposte alle domande che gli venivano fatte, domande che erano anche filosofiche, ma che toccavano le sue risposte. Decide di fare un esame dei libri e paradossalmente, se pensiamo che i suoi libri erano stati pubblicati ovunque in Europa, circolavano enormemente, dei suoi libri gli mancano molti libri all'Inquisizione. Ha della causa e dell'infinito che avevano già i giudici veneziani, riesce a trovare la cena delle ceneri in questi anni, proprio in questo momento fra il 94 e il 97, quindi ci mette 3 anni. Pensate quanto questo centralismo occhiuto era anche debole e fragile rispetto al giorno d'oggi, ma non riesce a mettere le mani sul libro che più avrebbe voluto esaminare, che era Lo spaccio della bestia trionfante, che sospettava di essere un libro antiromano. Il solito Scioppe, quello della lettera, scriveva come i protestanti sono soliti chiamare il Papa per rendergli onore. Comunque dall'esame dei libri ce n'era abbastanza perché nell'ultima fase del processo la congregazione cardinalizia fu direttamente presieduta dal gesuita Roberto Bellarmino, che era diventato cardinale e che è lo stesso che nel 1616 inviterà nelle sue stanze del Sant'Uffizio Galilei per la condanna, per comunicargli la condanna ufficiale della teoria copernicana. Il tribunale chiede a Bruno delle abiure. Prima gli chiede una abiura solo parziale. Bruno
rifiuta, l'accetta e alla fine manda un documento che però è estremamente ambiguo, che non viene accettato dall'Inquisizione. Contemporaneamente l'Inquisizione, il Tribunale, gli chiede una biura completa che riguardi tutte le accuse che gli vengono mosse, dalle accuse di magia alle accuse di tutte le sue dottrine filosofiche e religiose. Se avesse rifiutato la biura sarebbe diventato un eretico impenitente e come tale poteva essere consegnato al braccio secolare, cioè al rogo. Il tribunale voleva fortemente la biura, perché la biura era quanto rappresentava la vittoria della verità sull'errore, della fede sull'eresia. In qualche modo, senza abiure, il tribunale si sentiva sconfitto. Bruno esitò, queste esitazioni gli sono state poi mosse a rimprovero nell'ambito della discussione sulla sua figura e poi alla fine rifiutò di abiurare. Generale dei Domenicani, altri Domenicani cercarono di convincerlo e alla fine fu lo stesso pontefice Clemente VIII a dichiarare chiuso il processo e a decretare la condanna di Bruno. La sentenza fu letta nella casa del decano della congregazione Sant'Uffizio, che era il cardinal Madruzzo. Bruno era dichiarato eretico ostinato e impenitente, degradato e rimesso al braccio secolare. Ma sentiamo la sentenza. Sentenziamo e dichiariamo te, fra Giordano Bruno predetto, essere eretico impenitente, pertinace et ostinato, e perciò essere incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene dagli sacri canoni, leggi e costituzioni, così generali come particolari a tali eretici confessi, impenitenti, pertinaci ed ostinati imposte. E come tale, te degradiamo verbalmente e dichiariamo dover essere degradato, siccome ordiniamo e comandiamo che sia attualmente degradato da tutti gli ordini ecclesiastici maggiori e minori, nei quali sei costituito, secondo l'ordine dei sacri canoni, e dover essere scacciato, siccome ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa ed immacolata Chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno, e dover essere rilasciato dalla corte secolare, siccome ti rilasciamo alla corte di voi, Monsignor Governatore di Roma, qui presente, per punirti delle debite pene, pregandolo però efficacemente che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della tua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilazione di membro. La lettera della sentenza viene riportata in uno scritto del 17 febbraio di Caspar Scioppe, con cui si descrive, come abbiamo sentito, anche il rogo. Lo scorso 9 febbraio, nel palazzo del Supremo Inquisitore, alla presenza degli illustrissimi cardinali del Sant'Uffizio dell'Inquisizione e dei teologi consultori e del magistrato secolare governatore dell'Urbe, il Bruno fu introdotto di fronte all'Inquisizione ed ascoltò in ginocchio la sentenza emessa contro di lui. Si esposero così la sua vita, i suoi studi e le sue credenze, e lo zelo usato dall'Inquisizione nel convertirlo e ammonirlo fraternamente, e l'ostinazione empia da lui mostrata. Poi lo degradarono e lo scomunicarono e lo consegnarono al magistrato secolare per la punizione, chiedendo che fosse punito con moderazione e senza effusione di sangue. E mentre si compiva questa procedura, egli rispose soltanto, minaccioso: «Forse avete più paura voi a pronunciare la sentenza contro di me che io ad ascoltarla». Come d'uso, dopo la lettura della sentenza, Bruno fu portato nelle carceri di Tordinona, dove ben 7 predicatori di vari ordini tentarono invano di spingerlo alla biura. Nel suo caso non ci fu, quindi, cerimonia di auto da fé. All'alba del 17 febbraio fu dalle carceri portato al rogo. Era accompagnato dai confortatori della compagnia. Le fonti non ci dicono quanta folla ci fosse in Campo dei Fiori quella mattina.
Sappiamo che le esecuzioni erano pubbliche, che di solito vi assisteva grande folla. Bruno era considerato un eretico impenitente che poteva pentirsi all'ultimo minuto, cosa che era sempre molto gradita alla folla che ascoltava questa sorta di cambiamento di scenario che non avrebbe comportato l'assoluzione, ma semmai lo strangolamento prima del rogo. La folla sperava in un cedimento, in una conversione. Dobbiamo immaginare quindi che anche al suo rogo vi abbia assistito un'enorme massa di popolazione. Ma quanto ne sapevano i romani di lui? Quanto sapevano di questo rogo che vedevano, guardavano, ma sapevano chi stava bruciando, che personaggio si trattava? Come sempre accade, è difficile rendersi conto di quello che succede quando la grande storia ti passa davanti. Certo, l'élite conoscevano bene Bruno, gli intellettuali, e così lo conoscevano i membri dell'Inquisizione, la Chiesa. Per i romani era un eretico come gli altri, un eretico particolarmente ostinato, un eretico, come aveva scritto appunto uno degli avvisi di Roma, che si era formato a suo capriccio innumerevoli dogmi. Ma a parte questo, nulla di più. Insomma, non si abbiamo l'idea che ci fosse intorno a questo suo rogo di un filosofo eccellente, una particolare emozione. Nessun discepolo come Platone addolcì la fine di quel Socrate. Andò al rogo imbavagliato perché non preferisse pubbliche bestemmie e il suo rogo si perse nell'oblio, nella confusione, nell'ignoranza dei più. In questo senso l'azione inquisitoriale fu particolarmente efficace e Bruno restò ricordato per molto tempo come uno dei tanti eretici puniti con la morte. I suoi libri furono tutti messi all'indice. La Chiesa voleva cancellarlo e per un certo periodo, in un certo modo, ci riuscì. Ma non del tutto, l'élite lo avevano conosciuto, avevano i suoi libri continuavano a circolare, non erano certamente più pubblicati, nemmeno nella Germania protestante, ma continuavano a circolare occultamente, nascostamente, venivano venduti a peso d'oro, venivano nascosti nelle biblioteche come se si trattasse di opere oscene che non si potevano mostrare. Gli accenni dei contemporanei a questa circolazione clandestina sono pochi, ma esistono, per esempio padre Marin Mersenne, che era uno dei corrispondenti più importanti di Cartesio e uno dei fautori del cartesianesimo in Francia, accenna al fatto che esistevano in Francia dei lettori dei cattivi libri di Bruno. Di Bruno, per esempio, Mersenne sa che è stato bruciato sul rogo per i suoi libri, ma almeno a quello che gli hanno assicurato. Cioè, Mersenne scrive nel 1624, meno di una generazione, eppure già il dubbio circonda il rogo di Bruno. Anche in Italia, fra quanti in quel momento contribuivano a creare la nuova scienza, il copernicanesimo, pochi sono quelli che ardiscano fare il suo nome. È vero che nel 1616 Campanella, che era nelle carceri spagnole in quel momento, ha scritto un'apologia per Galileo, lo nomina quidam nolanus, dopo Cusano, fra quelli che hanno sostenuto la teoria del movimento della Terra intorno al Sole. Galileo non lo nomina mai e Cartesio neanche. In sostanza, l'affermarsi del cartesianesimo fa meno del riferimento a Bruno. I suoi scritti comunque sembra che non abbiano mai smesso di circolare e anche di influenzare il dibattito scientifico. La ragione per cui il dibattito scientifico fa a meno di richiamarsi a lui non è soltanto un'ovvia ragione di prudenza. Bruno è finito sul rogo come eretico, richiamarsi a lui voleva dire collocare la nuova scienza sotto l'ombrello di un pensiero ereticale. In realtà c'era qualcosa di più nel pensiero di Bruno che non piaceva ai cartesiani, soprattutto il suo rifiuto della matematica. Lui polemizza con i matematici. La sua concezione dell'anima del mondo era una tradizione molto vicina al platonismo, una tradizione platonica rinascimentale con cui invece la nuova scienza, Galileo, Cartesio, tagliano decisamente i ponti. La stessa cosa succederà a Campanella quando approderà a Parigi in fuga da Roma, vecchio, animato dagli stessi sogni utopistici di una unificazione religiosa d'Europa e sarà considerato come una sorta di sopravvissuto della cultura del tempo. E insomma, Bruno era o non era un sostenitore, un esponente di questa nuova scienza? Quanto importanti erano, potremmo domandarci, perché visto che era stato rimosso dalla nuova scienza, le sue tesi copernicane nel suo processo e nella sua condanna, se gli scienziati lo respingevano,
come questo suo pensiero aveva influito sulla sua condanna. Uno dei suoi compagni di cella a Venezia, Matteo De Silvestri, dice: più e più volte insegnava che tutte le stelle che si vedevano erano mondi. Nel sommario l'accusa che plures esse mundos, che ci fossero numerosi mondi, è affrontata in un punto abbastanza centrale, al punto settimo, subito dopo due accuse religiose importanti, quella sull'antitrinitarismo e sulla credenza in Cristo. Certo, Bruno era molto lontano da queste formulazioni matematiche razionaliste e paradossalmente questa sua diversità, usiamo il termine diversità, non opposizione, ma diversità dalla matrice filosofica dei filosofi e degli scienziati del Seicento è stata assunta da chi non voleva rivalutarlo nel Novecento per sottrarlo alla soluzione che veniva concessa a personaggi come Galileo. Nel 1940 lo stesso bibliotecario della Vaticana, Monsignor Mercati, che aveva trovato e, devo dire, coraggiosamente pubblicato il sommario che già era stato ritrovato nell'Ottocento e che invece era stato risepolto in fondo a un armadio, liquidava la filosofia di Bruno contrapponendola alla nuova scienza. Fantastiche, strampalate ideologie, spesso affatto inutili o dannose, che coinvolgono talora nella loro vanità e miseria intellettuale e morale le geniali intuizioni e le vere conquiste della scienza. A questo punto, nel Novecento, la scienza è da una parte e Bruno è dall'altra. La scienza è rientrata nei canali della religione e Bruno resta fuori. E nel 1697 è un grande personaggio della cultura europea, Pierre Bayle, che è un ugonotto, esule d'Amsterdam, su cui ancora gli studiosi discutono se fosse un calvinista o un ateo mascherato, e che è uno che ha passato la sua vita a difendere i filosofi accusati di magia e di ateismo e a sfare l'elogio degli atei virtuosi, pubblica nel Dizionario Storico Critico, che è il primo grande dizionario che circola in Europa, una voce su Bruno, e lo condanna in maniera inappellabile. Bruno, in cui Bayle vede un precursore di Spinoza, e Spinoza, lo spinozismo e la concezione panteistica di Spinoza sono molto osteggiate da Bayle, è un filosofo per lui oscuro, bizzarro, superstizioso, che bisogna combattere non in nome della religione, ma in nome della ragione. Sentiamo Bayle su Bruno. Bruno Giordano, nativo di Nola, nel regno di Napoli, era uomo di grande intelligenza, ma usò male i suoi lumi, perché non solo attaccò la filosofia aristotelica in tempi in cui non si poteva farlo senza suscitare grande scompiglio ed esporsi a mille persecuzioni, ma attaccò addirittura le verità più importanti della fede. Lo avevano cacciato dall'Italia e si era ritirato in paesi meno pericolosi per i filosofi come lui. Aveva percorso la Germania, la Francia e via di seguito, e avrebbe fatto bene a continuare così. Infatti ritornò in Italia e vi fu bruciato, dicono, per impietà nell'anno 1600. Ci sono persone di non poco conto che sostengono che Cartesio abbia preso da lui alcune delle sue idee. Si possono fare due riflessioni generali sulle idee di questo autore. La prima è che le sue dottrine sono mille volte più oscure di tutto quello che i seguaci di Tommaso d'Aquino o di Giovanni Scoto hanno mai detto di più incomprensibile. L'altra è che egli si immagina ridicolmente che tutto quello che dice sia lontano dalle ipotesi degli scolastici, mentre non c'è fra lui e loro che una disputa di parole. Dal Dizionario Storico Critico di Pierre Bayle del 1697. Bisognerà aspettare ancora, come vedete, per arrivare a una riscoperta di Bruno. Dal volgere del XVII secolo fino al Settecento, la riscoperta di Bruno è soprattutto in Germania e in Inghilterra. E lì avvengono le cose più strane. Per esempio, nel 1715 un teologo di Hannover sostiene che Bruno era un protestante caduto martire per la Riforma. Chi da Bruno continua a tenersi lontana è la filosofia illuministica francese, che è lontana dalla corrente platonica filosofica, che ama invece le matematiche e la razionalità, e Bruno era lontano da questo,
che datava non da Aristotele o da Platone, bensì da Bacone e Hobbes. Dove regnava Bruno, scrive uno studioso ottocentesco di Bruno, dove regnava Bacone, scusate, Bruno contava pochi amici, anche se comunque anche nell'ambito dell'enciclopedia ci furono delle attenzioni per Bruno. È l'Ottocento che lo riscopre definitivamente, gli dà un rango di primo piano. È l'Ottocento romantico, la filosofia idealistica di Schelling e di Hegel, e poi in Italia il pensiero filosofico risorgimentale. La prima edizione europea delle sue opere è pubblicata a Lipsia, quindi in Germania, nel 1830. Badate, è importante ripubblicare un filosofo. Le sue opere erano ferme all'epoca in cui lui era ancora vivo, in cui praticamente con i suoi accordi con gli editori a Francoforte si stampava da sé le sue opere o le finanziava. Alla metà del secolo anche in Italia si moltiplicano le iniziative per pubblicarlo e le biblioteche vanno riacquistando lentamente le sue opere precedenti in modo da colmare i vuoti che erano stati lasciati dalla censura. Le sue opere sono pubblicate, le sue opere latine, a Napoli fra il 1879 e 1881. L'edizione era stata voluta da Francesco De Sanctis, l'autore della storia della letteratura, da quando subito, appena divenuto ministro della pubblica istruzione, subito dopo la fine del Risorgimento, cioè nel 1861-62. La edizione completa delle opere italiane è del 1906-7 ed è Giovanni Gentile che le pubblica. Giovanni Gentile è l'erede diretto dal punto di vista filosofico di quella tradizione neo-hegeliana che circola nell'Italia del Risorgimento e il cui più importante esponente fu forse Bertrando, prima di Gentile, fu forse Bertrando Spaventa. Ripresa di fervore che finora aveva toccato soltanto le sue opere, cioè si trattava di ripubblicare e di reintegrare i suoi libri. Ma del Rogo abbiamo detto si sapeva poco. E l'unico documento che lo provava era questa lettera di Scioppe, di cui abbiamo letto dei brani, ma Scioppe era un poligrafo bizzarro che era passato tra varie religioni, una via di mezzo fra uno storico di oggi che parla, fra l'agente segreto e l'avventuriero. Poteva benissimo essersi inventato tutto, perché no? Di qui già nel 600 l'emergere di una posizione un po' dietrologica che diceva in realtà è stato bruciato solo in effigie l'hanno poi chiuso in un convento e lì è morto. Queste posizioni, come dire, che negavano la realtà del Rogo sono riprese nell'Ottocento da un francese cattolico, professore di filosofia, Théophile de Douy, che scrive che il Rogo di Bruno era una leggenda basata solo sulle lettere di Scioppe. Bruno sarebbe morto tranquillamente nel suo letto di vecchiaia in un convento. Siamo nel 1885, nel bel mezzo della polemica sulla costruzione del monumento a Bruno, di cui adesso parleremo. Chi poteva rispondere erano gli archivi della Confraternita San Giovanni Decollato. Si sapeva che contenevano la documentazione sui condannati a morte. Gli archivi restavano chiusi. Invano tutti gli studiosi di Bruno chiesero di accedervi. Gli archivi erano assolutamente chiusi. A un certo punto Crispi decreta un'ispezione, sequestra allo Stato tutta la serie documentaria degli interventi della compagnia nelle pubbliche esecuzioni e le colloca nell'archivio di Stato di Roma. Nel 1891 un ispettore della pubblica istruzione presso le biblioteche Achille Pognisi pubblica non soltanto la trascrizione documento della confraternita che abbiamo sentito prima, ma addirittura la sua riproduzione fotografica, non soltanto, ma gentilmente viene inviato al De Douy perché la ne faccia buon uso. Successivamente vengono ritrovati anche gli avvisi di Roma e del Rogo, ormai a questo punto è documentata la realtà effettiva. In quegli anni l'Italia anticlericale, massone, profondamente lontana dalla Chiesa, erige a Campo dei Fiori il monumento a Bruno. Il monumento a Bruno vuole essere in qualche modo un rituale di riparazione del luogo. Dalla storia contrastata, la Chiesa si oppone in tutti i modi, Leone XIII nel 1888 arriverà a minacciare di portare via la sede papale da Roma e passerà in preghiera, digiuno, prostrato di fronte alla statua di San Pietro il giorno dell'inaugurazione del monumento. Il monumento era stato voluto
voluto inizialmente dagli studenti della Sapienza e successivamente anche dalla massoneria. Nel 1876 si era costituito un comitato e poi era stata presa in mano dalla massoneria. Scioperi studenteschi, fra l'altro fu occupata la Sapienza, manifestazioni di piazza, scontri, il Consiglio Comunale si rifiutava decisamente di concedere la piazza per la costruzione del monumento. Ci furono delle proposte mediatrici che dicevano di costruirla nel cortile di Sant'Ivo alla Sapienza, all'università, ma in realtà il comitato voleva erigere un monumento al martire del libero pensiero, non a un professore, sia pure un grande filosofo. E nel 1888, dopo delle elezioni comunali tutte centrate sulla questione del monumento, in cui lo scontro politico avvenne solo sulla questione del monumento, praticamente il nuovo Consiglio Comunale dà il via libera all'esecuzione del monumento. Sentiamo un esempio del dibattito e della violenza, della forza del dibattito intorno a questa costruzione. Noi vogliamo che l'immagine del pensatore parli ai nostri sensi e sia stimolo efficace a nobili propositi nei più lontani nipoti. E perché immagine del filosofo geniale si unisca indissolubilmente a ricordo del suo sacrificio per la libera ragione, vogliamo che il luogo dove sorgerà il monumento sia quello medesimo ove la sua anima grande si riconfuse con l'anima universale delle cose. Là vada la terza Italia a sciogliere il suo debito, poiché là verrà l'Italia futura a chiederci conto dell'eredità di pensieri e di sentimenti che i nostri geni della Rinascenza, da Leonardo da Vinci a Giordano Bruno, ci trasmisero per mezzo delle passate generazioni. Dall'allocuzione tenuta al Collegio Romano il 26 febbraio 1888 da Enrico Morselli. L'inaugurazione del monumento avvenne il 9 giugno del 1889, era domenica. Le truppe a cavallo presidiavano la zona per evitare che ci fossero disordini, provate a immaginarvelo, non ci furono disordini. Un lungo corteo si snodò da Piazza Esedra, c'erano i reduci garibaldini, l'università con tutto il corpo accademico e il rettore, le società agricole, artigiane di mutuo soccorso, la Camera dei Deputati, tutte le logge massoniche al gran completo. Attraverso Via Nazionale arrivano al centro della piazza, il monumento che non era ancora scoperto appariva, dice un giornale del tempo, tutto avvolto in un bianco nezzuolo, appariva come un gigantesco fantasma. Il monumento, lo sapete, era opera di un scultore repubblicano e massone, Ettore Ferrari. Intanto il Papa digiunava, restando prostrato a San Pietro, per espiare la sconsacrazione del cuore della cristianità a opera di stranieri, ebrei, ateneisti e massoni. Per la civiltà cattolica il monumento rappresentava la presa di possesso di Roma da parte dell'ateismo. Ci si auspicava che la piazza, presto il monumento fosse tolto dalla piazza e che fosse costruita in espiazione una cappella al cuore santissimo di Gesù. Bisogna dire che i toni molto accesi si smorzarono abbastanza presto, anche se la stampa cattolica nel 1929, durante le trattative per i patti lateranensi, chiese la rimozione della statua, ma Mussolini, che in questo caso fu memore del suo passato anticlericale, si oppose. Il monumento restò sul posto. Voi lo sapete, è un monumento molto amato dai romani, certamente più amato di quanto i contemporanei non abbiano amato il personaggio che vi è rappresentato. Bisogna dire che questo monumento non rappresenta Bruno, nella sua realtà rappresenta un simbolo costruito dall'Ottocento su Bruno, che è sicuramente una semplificazione di un personaggio estremamente complesso, che non è, come è scritto nella statua, o non è soltanto, se volete, il divinatore del secolo XIX, è molto di più di questo, è anche qualcosa di diverso da questo. Dall'altra parte però c'è un mito negativo, quello che si rafforza nell'Ottocento in funzione anti-massonica, che è quello che in qualche modo Bruno continui a essere un eretico e che quindi il suo rogo abbia avuto delle serie giustificazioni. Vorremmo domandarci, ci sono state o ci sono adesso da parte cattolica delle valide alternative al mito del martire del libero pensiero? Cioè, se diciamo che il martire del libero pensiero è un mito, ci sono delle alternative, in qualche modo, di costruzione di un'immagine che sia accettata anche dal mondo cattolico?
La chiesa di Leone XIII aveva reagito molto violentemente alla costruzione del monumento, era un momento di scontro molto forte. C'è un tentativo negli anni venti del Novecento da parte della cultura cattolica tomista, il rinnovo del movimento, la filosofia di San Tommaso. Francesco Olgiati, che scrive una storia della filosofia, cerca di riannodare in chiave di continuità i fili esistenti fra Medioevo e Rinascimento. Questo è un tema molto generale. Il Rinascimento spezza il Medioevo, spezza la continuità oppure ripercorre. È un tema molto generale, in questo riaffronta il pensiero bruniano. Lo riaffronta, ma non riesce davvero a uscire dalla contrapposizione fra il martire del libero pensiero e l'eretico, e finisce per ribadire l'immagine di un eretico incongruente, oscuro, contraddittorio, sprezzante del volgo, negatore della fede, tutte cose che effettivamente emergono dai documenti processuali. In realtà la Chiesa non si è riconciliata con il filosofo di Nola, tanto che non lo ha nominato esplicitamente per nome nelle richieste di perdono intorno alla svolta del terzo millennio. Non toccherei questo argomento, che mi sembra un po' un'attualizzazione, se non fosse che ho la sensazione che non si riesca nemmeno oggi a percorrere la strada stretta fra le due leggende, cioè quella che esalta Bruno miticamente e quella che ribadisce le ragioni della Chiesa nel bruciarlo sul rogo. Per quanto riguarda la prima leggenda, vorrei dire che essa ha una storia, l'abbiamo visto, è nata nell'Ottocento, va benissimo, non c'è problema che il fatto che abbia una storia, ma non è qualcosa di naturale, di qualcosa di evidente, e quindi forse ha infastidito ripercorrere questa storia molti che nel simbolo si identificavano al punto tale da farne tutt'uno con il personaggio. Per quanto riguarda la seconda leggenda, vorrei citare un filosofo di quegli anni, Michel de Montaigne, che scriveva che è dare un valore eccessivo alle proprie congetture, far per essa bruciare vivo un uomo. Certo, Montaigne era una voce di minoranza, lo era Sebastiano Castiglione, che ha scritto un libro sul rogo di Michele Serveto, un medico antitrinitario bruciato a Calvino da Ginevra, e lo erano anche le voci dei politici, stanchi di questi terribili massacri che si succedevano e continueranno a succedersi fino al 1648, fino a tutta la guerra dei Trent'anni, delle guerre di religione, e desiderosi di trovare una pace che richiedeva che a governare fossero non le religioni, ma lo Stato, la politica. Come lo era Bruno quando, nel passo che abbiamo ascoltato, deplora che chi ora non vuole essere cattolico bisogna che provi il castigo e la pena, contrariamente ai primi tempi, quando la fede era qualcosa di spontaneo, non imposta. Voci di minoranza, certo, ma che ci dicono che se esiste uno spirito, non esiste uno spirito solo dei tempi, esistono molti spiriti del tempo, esistono molti modi di percepire, di pensare, che nulla, non esiste un solo spirito del tempo, lo spirito della maggioranza, che giustifichi il rogo. Il rogo non ha avuto nulla di necessario, di obbligato. È stata una scelta della Chiesa di Clemente VIII. Pio V, alcuni decenni prima, avrebbe probabilmente, anzi certamente, fatto lo stesso. Ma solo un secolo prima, all'epoca di Pomponazzi, nei primi decenni del Cinquecento, Bruno non sarebbe stato toccato. Mentre lo fu, con un processo di inquisizione, non finì sul rogo ma Burò, Cesare Cremonini, all'inizio del Seicento, nel 1619, che era un suo seguace. Il compito dello storico è proprio capire il perché di queste scelte, capendo che sono scelte. Nel caso di Bruno, il perché di quel rogo. Vorrei chiudere però con un'immagine, il rogo ci ha trascinato dietro tutta questa lezione, vorrei chiudere con un'immagine un po' meno angosciosa delle fiamme di un rogo. Lasciamo parlare il filosofo, ancora una volta, nei suoi libri, non nei suoi libri, ma nelle risposte ai suoi giudici, al di là di quello che è l'immagine del rogo e al di là anche di tutte le diatribe che ci possono essere su di lui. Nei miei libri particolarmente si può vedere l'intenzione mia, la quale, insomma, è che io tengo un infinito universo, cioè effetto della infinita divina potenza, perché stimavo cosa indegna della divina bontà e potenza che, possendo produrre oltre questo mondo un altro ed altri infiniti,
producesse un mondo finito. Sì che ho dichiarato infiniti mondi particolari, simili a questo della Terra, la quale con Pitagora intendo un astro simile alla Luna, ai pianeti ed altre stelle che sono infinite, e che tutti quei corpi sono mondi, e senza numero, quali costituiscono poi la università infinita in uno spazio infinito, e questo sì chiamo universo infinito, nel qual sono mondi innumerabili, onde indirettamente si intende essere ripugnata la verità secondo la fede. In questo universo metto una provvidenza universale, per la quale ogni cosa vive, vegeta e si muove, e sta nella sua perfezione, nel modo con cui presente è l'anima nel corpo, tutta in tutto e tutta in qualsivoglia parte, e questo chiamo natura, ombra e vestigio della divinità, e l'intendo ancora nel modo ineffabile col quale Iddio, per essenza, presenza e potenza, è in tutto e soprattutto non come parte, non come anima, ma in modo inesplicabile.